Mi chiamo Filippo Lamantia, sono un oste cuoco, ma non uno chef. Attraverseremo l'Italia e cercheremo nuovi modi di cucinare mixando le grandi materie prime delle tradizioni italiane. Iniziamo dalla Sicilia. E oggi avremo del pomodorino di Pachino, i capperi, le alici di Sciacca. Insieme a Brown Multiquick 9 creeremo una nuova maniera di cucinare. Questo è Italian Fusion. Qua, questo è l'inizio della prima tappa, ci troviamo a San Vito Lo Capo. Che è una delle spiagge più belle d'Italia in assoluto, ma non lo dico io per campanilismo, non è veramente così. Quando si pensa a San Vito Lo Capo si pensa subito alle spiagge incontaminate, alle antiche tonnare, come quella del Secco, o al mare visto dalla riserva dello Zingaro. Ma San Vito Lo Capo è anche una delle capitali indiscusse del couscous, con il suo Couscous Fest. Realizzerò un couscous con dei prodotti locali che andremo a cercare in giro, quale il cappero, il pomodorino. Il sapore, il gusto che danno i capperi siciliani, soprattutto i capperi di Pantelleria, sono eccezionali. Nel pollo lo uso moltissimo, nella caponata. Nel calamaro ripieno, insalata pastata siciliana col pomodoro, la cipolla. Per la pasta, per il pesce. Principalmente la pasta con le sarde. Veramente al vaso. Il cappero è come il prezzemolo. Ci sta dappertutto. Il motivo per cui ci siamo fermati in questa gioielleria è perché c'è il cappero sottosale. Questo è quello delle olie, più piccolino. Ha un gusto più concentrato. Dopodiché passiamo al pomodorino. È un'arte il pomodorino siciliano per come viene preparato, gestito, seccato. Il Pachino, che è buonissimo, piccolo ed è proprio zuccherino. Il pomodorino lo facciamo con la bruschetta, con la cipolla. Infatti la pasta con la salsa dei tatterini. Il patè, i pomodori secchi. Fantastico. In questo caso noi ci imbattiamo in una selezione di pomodoro, quindi il pomodoro ciliegino è essiccato però è morbido, questo invece è più secco, quindi il pomodorino è in fondo un mondo. Ecco, in questa passeggiata per le strade di San Vito Lo Capo abbiamo trovato tutto quello di cui avevamo bisogno, siamo pronti per fare questa ricetta straordinaria utilizzando appunto il mini pimer brown. Frulleremo i nostri pomodorini, i nostri capperi, le nostre acciughe, le nostre mandorle di avola, andremo a mixare alla semola del couscous. Prendiamo prima il nostro pomodorino, poi prendiamo una manciatina di mandorle, aggiungiamo una manciatina di capperi e anche delle acciughine, dopodiché delle foglie di basilico, peliamo a vivo mezzo lime, lo zenzero per rendere tutto più fresco. Aggiungiamo il nostro buon olio, che è fondamentale nella cucina degli italiani, e il nostro bicchiere è pronto per la frullata con un oggetto straordinario, il mini pimer brown Multiquick 9. Il mini pimer praticamente va a pescare l'ingrediente. Il suono che emette questo oggetto straordinario è fondamentale. In questo momento mi comunica che il pesto è pronto. La semola del couscous. Prendete un bicchiere di semola precotta di couscous, un bicchiere un po' più scarso di acqua calda, mixate i due ingredienti, tappate per pochi minuti e il couscous è pronto. Con l'uso di una forchettina lo separate. Prendiamo il nostro bicchiere e aggiungiamo il condimento poco alla volta. Aggiungo un po' di olio, il profumo è buono. Posizioniamo la semola in maniera morbida. Creiamo una piccola decorazione e il nostro piatto super facile è pronto. Siamo alla fine di questo bel viaggio qui a San Vito Lo Capo. Abbiamo trovato dei prodotti eccezionali. Questa è Italian Fusion e ci vediamo alla prossima.